E poi la cosa fatta io che lui lecca la cacca, eh? Lecchi la cacca, io ti mangio. L'abbiamo presi al canile, guarda che belli. Si chiamano Cancan. Ok ragazzi, abbiamo la signorina Giulia che sta per giocare al golf. Deve usare questo pat per mettere la pallina qui dentro. Se non ce la fai, 20 flessioni. Dai che ce la fai. Ok, non male. Ti do 3 possibilità. Senti dall'altra parte contro il computer. Oh. Ok, non male. Tutti sotto, eh. Oh! Non male, serio, non male. Ok, facciamo così. Se io la metto dentro ora, invece di 40 ne fai 80 di pressione. Sì, ciao. Dai, raga. No. Ah, non valgo nulla. E quindi si annullano tutte le flessioni. Si annulla tutta la mia dignità. Allora, 40 flessioni, vai. 1, 2, 3, 4. Ok, non male. 2000 years later. Non lo so, ho smesso di contare. Sei morta. Sì. Ok ragazzi, ora giocheremo un gioco di post-it. Quindi questo sarebbe indovina l'animale. Allora, posso scrivere Daniele Montani? Grazie. Oh, e che cazzo posso fare io? Ci sto a mettere 40 anni. Vai, fagli vedere il tuo. Ora faccio vedere il mio. Io posso solo rispondere sì o no. Sono un piccolo animale. Sì. Il mio si trova in Italia? Si può vedere in Italia? Sì. Ok. Sono una scimmia. Ci stai vicino? È un mammifero? Non lo so, non credo sia un mammifero. Come non credi? Sono una razza di scimmia. Sì. Io ti posso dire che questa cosa è la mia vita. Questo animale è la mia vita. Sono io. Sì. Ma strarovinato. Va bene, non mi sembra una faccia molto felice, sinceramente. Io ho anche detto qualcosa di carino. Qual era il mio? Probabilmente un mammifero, ragazzi. Probabilmente un mammifero. È un c***o di pesce e palla. Che c'entra un mammifero? No, non fa ridere. Come si chiamano i pesci? Che razza di animali sono? Pesci! Ma che vuol dire? Ma siamo matti! Ma io spero che stai ridendo per non piangere, perché questa è roba incredibile! Scusami, ma l'ippopotamo si chiama mammifero palla, no? Basta, non si registra più. Se Giulia si sta facendo un bel banchetto, come sta andando, signorina? Molto, molto buono. Si mangerà tutto questo, pensa! Adesso andremo a prendere dei video vecchi all'interno della Stardust House del 2020 e reagiremo a questi video. Cioè, volete 3 anni fa, ragazzi. Ma no, facciamo sempre video insieme. Sì, ti giuro, io per me è la mia migliore amica, letteralmente, vi giuro. E ora è la migliore fidanzata del mondo, migliore moglie del mondo, ragazzi. Allora devo dire gran video. Raga, assurdo, letteralmente assurdo. Uno shout out a Max. Max super bravo a recitare, mi ha praticamente preso, mi ha uccisa. A me questo video mi inizia un attimino a cringiare, sinceramente. L'altro è un po' ok, più... intanto perché è mio, ovviamente. Anche io ho fatto video cringe, anche forse più cringe di no, questo. No, più di me è difficile, però vabbè. Mamma mia, che tristezza. Questo video è assurdo. Io l'adoro. Questo video ha fatto 1 milione di like. Questo è tipo il video che mostra il futuro tra me e Giulia, quando lei avrà avuto abbastanza di me, quindi mi intossicherà. No, comunque ci sono un sacco di cose di questo video che mi disturbano proprio mentalmente.
Allora, il mio lavoro prima di fare lo youtuber era il sicario. E dici così pubblicamente? Sì, assolutamente. Intanto per tutte le persone interessate. No, ma che cosa sta dicendo? Lui si chiamava sì e di cognome Cario, per cui... Ah, esatto. Ho fatto il bravo ragazzo, ho salvato Herbie da una situazione che Giulia stava guardando in tavola. Sono arrivato io. Che grande supereroe. Sono un supereroe. Che bello che sono. Io credo. Cosa da dire in tua difesa? Non cosa ho proprio da dire? Cosa non ho proprio da commentare. Non lo so. Io prima di conoscerti non pensavo che la persona potesse da me radicalmente la vita di un'altra persona. Sei arrivato in conflitto a casa e credimi se ti ho guarda. Allora, questo era un video dedica che ho fatto per la piccola Giulietta. Sì, ma guarda la fine. È finita male. Che ci posso fare? Faccio video cringe, è finito cringe. Che cazzo è? Che cazzo ti aspetti da me? Scusami. Sei pronta a ballare con uno strumento? Cosa? Dimmelo io che non odi. Cioè te vai a scoprire se i tuoi amici sono veri o falsi tramite un video? Certo, perché quando tu gli provi a fare un abbraccio così, la tua reazione innata potresti fare tipo guarda un'espressione minima che può riconoscere la falsità, ti guarda la fine. Ma che tristezza, raga! Ma poi anche Angelica era tipo totalmente persa da quella situazione. Ho visto in faccia, era preoccupata. E ragazzi, se vedete i capelli totalmente distrutti perché ci sono appena svegliato. Su un divano. Lascio la parola a te. In realtà volevamo salutarvi. Il cancello vi ha salutato. E mettete like, iscrivetevi al canale, commentate con tutte le cose che c'erano da commentare. Commentate proprio tutte le cose che c'erano da commentare. Piccola. E anche di mattina. Anche di mattina Giulia è bella. Ciao ragazzi.